Allora, siamo nell'antico Egitto, ci siamo connessi in 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bambini. E questa è la maestra che sta volando. Andiamo a cercare qualche bambino che sono tutti in giro. Io cerco di non volare per fare vedere il percorso. Allora, grandi misteri. Davanti a te giace la Sfinge, dentro ci potrebbero essere uno scavo. Cosa potresti trovare? Unisciti agli archeologi. Questo chi era? Boh. E diverti a scoprire, ma cos'è la Sfinge? Perché assomiglia ad un leone con sembianze umane? La Sfinge ce l'abbiamo alla nostra sinistra. Ah, questo è un ricercatore nervoso. Vediamo perché è nervoso. Sì, devo ammetterlo, sono uno che si spaventa a causa delle tombe come questa piramide qua. Sto facendo degli esercizi e cercando di ricostruire il mio coraggio per entrare. Chi è questo qua che scende? Dario. Andiamo, seguiamo Dario. Mettiamoci in modalità spettatore, così non ci vede e noi lo cerchiamo quello che sta facendo Dario. Mettiamoci un po' più veloce, sennò non lo raggiungeremo mai. Allora, dov'è Dario? Sta leggendo. Ok. Andiamo di qua. Proviamo a salire. Niente, ce la farò mai. Via. Bene. Via, uno. Niente, facciamo così, facciamo prima. Via. Entriamo qua dentro e andiamo a vedere la Sfinge. No, la Sfinge, la grande piramide. Ok, chi c'è qua dentro? C'è uno schiavo sfortunato. Un ricercatore. Il grande Nilo. Il fiume Nilo è conosciuto come il sangue vitale dell'Egitto. Questo fiume era l'unica cosa che ci permetteva agli egiziani di sopravvivere e di fiorire come civiltà in un posto duro ed inospitale. Andiamo avanti. Qua c'è una camera segreta. I ragazzi la volta scorsa l'hanno trovata. Praticamente sì, si sono arrampicati qua. Io non ci riuscirò mai. Infatti già ho sbagliato. Di qua. Andiamo. 1, 2. Ok, bisogna salire e costeggiare il muro. Poi salire di qua, salire, 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 salire. Ok, e qua c'è una stanza, no. Era credo dall'altro lato, quindi io adesso metto in modalità il volo e c'era, eccole qua. Queste scale qui loro riuscivano a salire incredibilmente. Ok, ah, ecco, stavano di qua. Ecco, salivano queste scale di qui. Saltavano di volta in volta. Arrivavano qua sopra. Vediamo se adesso ci riesco a farlo senza andare in modalità costruzione. Ok, adesso giù. Qua c'è un salto da fare da qua, via. Ok, sono entrato, sto costeggiando tutta la piramide, di qua i bambini non possono entrare, e questa è una camera segreta. Attenzione, vediamo un attimo, vediamo che di qua, di qua, di qua, di qua. Di qua era, ho sbagliato. Niente, non sono, riesco a trovarla perché la sto superando. Dovrebbe stare una traversa qua a destra. Vediamo un po'. Non riesco a trovarla. Vediamo un po', vediamo un po'. Niente, non riesco a trovarla. Pur sapendo che. Vediamo un po' se passo attraverso. Non è di qua, era di qua. Ok, allora, entriamo qua dentro e poi riesco. Allora, vediamo un po' se riesco. Ok, c'era questa porta che avrei dovuto trovare. Dov'era? Di qua. Così. Così. Ah, eccola qua. Ok, perfetto. Va bene. Allora, scendiamo giù e andiamo a cercare i ragazzi.
Allora, Giordano. Vediamo dove sta. Che sta facendo Giordano. Ok, stanno dentro la camera della Sfinge. Mettiamoci un po' della costruzione per vederla di più. Vediamo chi c'è qua anche. Un assistente. Sono tutti usciti. Ok, qui ragazzi devono interagire e risolvere alcuni problemi che abbiamo assegnato. Tasto M, i compiti. Allora, vediamo un attimo. In quale regno fu costruita la camera all'interno della Sfinge? Questa è una risposta che trovano qui dentro. Ed esattamente, vediamo un po' se questa, forse i tre regni, non è questo. Vediamo un po' se troviamo la risposta. Era i tre regni, eccola qua. Gli storici dividono l'Antico Egitto in tre periodi: il Vecchio Regno, il Regno di Mezzo e il Nuovo Regno. Queste sono le date. E poi dice: questa camera sembra essere data all'incirca intorno all'anno 1250 a.C. E dunque fu costruita in quale regno? La risposta è nel Nuovo Regno. Allora, vediamo chi è che ha risposto a queste domande. Ok, Benedetta l'ha completata, gli altri ancora non l'hanno risposto. Vediamo qui chi è che ha risposto a questo. Benedetta e Giulia. La domanda era la numero 3. Cosa devi fare se hai la fortuna di toccare uno scarabeo d'oro? Vediamo qua. Ok, faraone Cheope, questa è un'altra risposta. Il faraone Cheope governò l'Egitto durante il periodo del Vecchio Regno. E fece erigere qui intorno la grande piramide a Giza. Infatti, una delle domande che devono rispondere i ragazzi è questa: quale faraone fu responsabile della costruzione della grande piramide di Giza? Adesso, questo è Dario. Vediamo se riesco ad aiutare Dario. Dov'è Dario? Non lo trovo più. Dario, Dario, Dario. Dario, seguimi un attimo. Seguimi. Ci sei? Seguimi. Aspetta, vediamo se lo trovo. Allora, questa, leggi questo qua. Leggi questo cartello che hai di fronte, quello là. Ok, quella è una risposta. E poi ce ne sono altre tre, credo, in tutto, tutto intorno lì. Allora, vediamo dove è Dario, Alessia. Alessia. Vediamo dove è Alessia. Alessia, mi vedi qua? Ok, quando hai finito, se vuoi, mi segui e ti do una soluzione. Se Benedetta. Ok, allora. Vediamo. Allora, vediamo che una risposta è di queste qua, la trovano. Perché la domanda è: compito. E qual è l'enigma della Sfinge? Molto simpatico. Come si chiama il simbolo? Perché i sacerdoti si rasavano la testa. E qui metta, cerca la maestra scriva. Benedetta cerca Alessia e portala dove hai trovato una delle risposte. E, aspetta, vediamo se riusciamo a trovare Benedetta. Benedetta sta interagendo con Cleopatra. No, però maestra, la porto io Alessia perché lei sta facendo altre cose. Ah, se vuole, ok. Va beh. No, no. Ok, seguo Benedetta. Diego, che fa? Diego. Diego sta leggendo gli scribi. Vediamo Cristian che dice.
Cristian. No, Alessio su Alessio. Alessio, seguimi. Segui, ok? Che vado un po' veloce. È di là dovete entrare, se no, no di là non ci arrivate. Dovete fare questo giro, eh? Ok? Non ci arrivate se no di là nel Palazzo Reale. Vabbè, vieni di qua, vieni. Avete risposto alcune. Ok, vai, scendi giù. Ok, fatemelo seguire. Dove sono andati? Ok, Alessio, seguimi. Seguimi, ci sei? Aspetta, aspetta, vieni. Dai, vado piano piano. Aspetta che sto cercando la risposta, eh. Ok, leggete questo cartello. Dove sei? Oh, dove siete? Non vedo. Ah, ecco, ok. Vai, qu là c'è una risposta. Diego, Pierpaolo, Antonio. Andiamo a vedere che fa Antonio. Antonio, ancora lì sei? Fammi vedere Diego che fa. Ok, bravi. Diego. Vediamo dove è Diego. Ciao Diego. Mettiamoci in modalità spettatore, sennò. Ok. Diego va in cerca di tesori. Allora, io intanto salvo e poi continuiamo dopo.